Nell'estate del 1665, quando fui costretto a lasciare Cambridge a causa della peste, calcolai con il metodo delle serie infinite l'area dell'iperbole fino a 52 cifre decimali. Nel novembre provai il metodo diretto delle flussioni. Nel maggio seguente mi addentrai nel metodo inverso delle flussioni. Tutto ciò avvenne nei 2 anni della peste, 1665-1666. In quei giorni ero nel fiore dell'età per quanto riguarda le facoltà inventive e mi occupavo di matematica e di filosofia più di quanto mai sia avvenuto da allora. A parlare così è niente meno che Isaac Newton, il più grande scienziato che sia mai esistito, forse insieme a Archimede e a Einstein. E abbiamo sentito, anche lui era di fronte a problemi come quelli di fronte a cui ci troviamo noi oggi. C'era la peste in Inghilterra, soprattutto nelle grandi città, ovviamente a Londra, ma anche a Cambridge, dove Newton era studente, non si era ancora laureato, era nato nel 1642, l'anno tra l'altro in cui morì Galileo, e lui continuava a sottolineare questo fatto come se fosse un passaggio immaginario di consegne. E quindi nel 1665 aveva 23 anni, esattamente come gli studenti di oggi che stanno all'università, e l'università chiuse. Chiuse perché ovviamente l'epidemia stava mietendo vittime, fu una grande epidemia, non così terribile come quella della cosiddetta peste nera, ma fu comunque un'epidemia che portò via, si pensa, 100.000 persone in Inghilterra. E gli studenti naturalmente dovettero tornarsene a casa. Newton veniva da un paese di campagna, se ne tornò appunto alla casa di sua madre e fu lì che in quei 2 anni riuscì a diventare appunto il più grande scienziato del mondo. Fece lì, in quel momento, in quei 2 anni di tranquillità, di meditazione, di calma, di tempo a disposizione per poter pensare e per poter produrre, che riuscì appunto a costruire, diciamo così, il suo futuro. Questa è una storia che potrebbe essere di monito e anche di esempio a tutti noi e soprattutto ai giovani che sono oggi nelle università, nei licei, nelle scuole superiori e che forse temono di perdere l'anno oppure magari di non essere più al passo con i compagni di altre nazioni. Non è così. Perché la nostra vita quotidiana oggi ci porta a sprecare moltissimo tempo, a essere sempre sui social estremamente distratti. Forse abbiamo bisogno di tempo da trascorrere in casa, tranquilli, con i nostri libri, ma soprattutto con le nostre idee. E quindi prendiamo esempio da Newton, teniamocelo presente, questo fatto appunto, che anche nel momento terribile della peste inglese c'era qualcuno che si era ritirato nel silenzio e nella meditazione e che stava costruendo le basi poi tra l'altro del nostro sistema moderno, perché non ci sarebbe la scienza se non ci fosse stato Newton con le sue scoperte, in particolare quelle del calcolo infinitesimale a cui accennava in questa sua lettera di ricordi che scrisse poi naturalmente molto dopo. Quindi questo è per cercare di dare a tutti noi e anche a tutti voi naturalmente uno sprone per prendere questo periodo brutto, terribile, di malattie e anche di morti per tante persone, come in realtà l'occasione per migliorare e soprattutto certamente per riuscire a studiare e a meditare di più. Arrivederci e naturalmente speriamo di rivederci presto nei teatri quando riapriranno. A presto.